Drop. Eccoci qui dopo la pausa tra una giornata e l'altra, sempre qui con Italian Rocket Championship, sponsored by Erection Vigor Sol. La quinta giornata del giro di andata si è conclusa, eh, si è conclusa con quattro match eh, che si sono conclusi, scusate il gioco di parole, sono terminati, eh, con quattro risultati simili, 2 0 per uno dei due team che si stavano affrontando sul manto da gioco e quindi iniziamo a vedere quella che è la prossima metà della serata, quindi la sesta giornata del girone di andata. Che cosa andremo a vedere? Aprono questa giornata uh, Team eSport Revolution e Uded Exotic uh, eh, entrambi i team che si devono rivalere rispetto alla giornata appena conclusa poi concludono eh, Cyberground Gaming e Reply Totem Reply Totem che hanno sempre eh, questa pressione di dover rispettare l'anomea di valanga che si sono conquistati fino ad adesso poi probabilmente quello che è il match più interessante della sesta giornata ovvero No Fear Gaming contro HG Esports No Fear Gaming escono dalla prima sconfitta in campionato e di sicuro giocheranno il tutto per tutto per mantenere corte le distanze contro i eh, Fadeaway che invece giocano l'ultima giornata contro Calle Ricalce ricordiamo che gli Exceed mettono sempre il cuore oltre lo ci buttano sempre l'anima, e quindi non sarà vita facile per i Fedeway con questo spirito combattivo del Cagliari Calcio Exide. Io vi ho anticipato una, un, un topic che avremmo aperto in uh, rientro dalla pausa. Che è stato quello spot uh, che avete visto, si parla appunto della novità. Della settima stagione dell'Italia Rock Champion, eh, dell Championship, sponsored by Erection Beacon, è il Fresh Tile Rumble, la sfida più fresh con le auto di Rocket League. Che cos'è Fresh Tile Rumble? È un contest in cui ogni partecipante, ispirandosi ai video eh, di vari trick selezionati da noi, membri della Fresh Caster Squad, eh, li avete visti già eh, magari sui nostri social, dovrete appunto creare i propri trick. Eh, registrarli e caricare il firmato su vigorsol.it. I trick più fresh potranno vincere l'ingresso alla Milan. Games Week e disputare la finale del, uh, dell'evento, quindi del Freestyle Rumble, direttamente sul palco in uh, Milan Games Week. L'evento durerà dal 29 settembre fino al 31 ottobre. Potete trovare tutte le info e il regolamento sul sito internet vigorsol.it. Goli, apriamo le danze di questa sesta giornata con uh, Team Esport Revolution e Uriel Exotic. Esattamente, 3 Team Sport Revolution Facciamo un breve recap delle line up dei due team uh, Team Sport Revolution hanno eh, a disposizione Danno, Tiba, Chaos, Baobab e Alex Invece nella fila degli Uded Exotic Daily Cookie, Alerano, Baylax, Cannibale e Only Fruit La quinta giornata era iniziata con un match di testa della classifica la sesta giornata invece inizia visti anche gli accadimenti della quinta giornata. Con il match, invece, che vede scontrarsi le due ultime squadre per ora eh, posizionate in classifica. Quindi, come sempre, andiamo mm. alle nostre prediction. Diamo il benvenuto a Nick qui all'analyst desk. Grazie, ragazzi. Grazie. I nostri Tana e Laro li abbiamo sassati a bordo campo. Sono già là che ci hanno detto. E Intanto, come sempre, siamo allineati, siamo allineati come delle ecco frecce sì. allucinanti. Eppure, probabilmente non è una prediction così semplice. Sì, Uded sta giocando bene, molto bene, eh, però Revolution, pure loro hanno la voglia di rivalsa. Kuma, Nick, voi che li avete visti nel campo in questa quinta giornata, che cosa ne pensate? Eh, insomma, allora gli Uded stanno dimostrando una buona crescita, e su questo penso siamo tutti d'accordo, visto che siamo andati poi a votare lì. Però, effettivamente, anche Team Revo non ha giocato male in questa prima giornata di, di Week 3. Quindi, non so, Nick, tu cosa dici? Mm, facendo magari un po' un discorso più, diciamo. Nel toto di quello che abbiamo visto nel campionato, gli Ued mi sono parsi la neopromossa che ha meno paura di mettersi in gioco no. e che sta cercando un, una crescita costante e la sta trovando. D'altra parte i REVO invece mi convincono a tratti, magari a volte c'è sempre quel qualcosa che manca che sia l'esperienza o la qualità del singolo. Secondo me gli Ued però hanno quel qualcosina in, in più. È una sfida di fondo classifica, ma secondo me vedremo adesso finalmente... Eh, uno, uno stacco. Ecco. Abbiamo puntato tutti quanti su questo periodo di crescita nascente che stiamo vedendo negli UDED, ma sicuramente anche io mi aspetto un match veramente interessante. Quindi andiamocelo a gustare, passiamo alla linea al Caster Desk dove ci aspettano Tana e Laro e andiamo a giocare a Rocket League. Caro Tana. Eccomi qua. Siamo qui. Siamo qui, finalmente dove più ci piace stare. Ovvero ah, al Calduccio in cabina di commento per vedere questo primo game. Team Esport Revolution contro Ured Exotic. appunto, e come dicevano i ragazzi, è una sfida comunque per loro molto importante. Sono le ultime due squadre in classifica in questo momento. Però effettivamente Ured mi ha convinto di più in questo percorso iniziale, Tana. Eh sì, poi tra l'altro eh, ne abbiamo parlato tanto perché io ero un po' tanto le scatole, ma Lerano sta giocando talmente bene. Che è un vero e proprio trascinatore della squadra. Accompagnato poi da un Daily Cookie, non so, di una solidità rara. Eh, Bailax, devo dire che è un contorno fantastico. girano benissimo per me, lo sai, li ho dati vinti anche prima, peccato che poi non sono riusciti nello scontro. Lo so. Comunque, i ragazzi sono già in campo. 3-2-1. Let's play, Tana. Ci siamo! Sono partiti adesso i Revolution contro Juved Exotic. Alex98, giù dalla sidewall, vuole spingere in avanti. Va a dire di no Lerano, che prova subito a tirarla in porta. Immediatamente Baobab a presentarsi. Ancora Baobab accompagnato da Danno a dire di no. Ejlax nel mezzo. Baobab poi sulla tre quarti difensiva al contrasto con l'avversario. Eli Lee Cookin, alza la sfera, la vuole sparbaracchiare nel mezzo, arriva il compagno, non basta, perché due dei team sport dei, dei Revolution vanno a dire di no. Pau Bab. Ancora Alex98, indietro per il compagno danno. Si fa vedere benissimo il giocatore, Beylax, è vestito di arancione degli Uded Exotic e poi ancora il compagno. Ah, oh, le ranno, quasi inutile dirlo. Una garanzia, Tana. Che brutto il rilancio da parte di Alex, che non trova il suo compagno di squadra. Baobab. Però difesa dei revo presa in contropiede in controtempo. Ottima la pressione da parte di voi. Come dici tu. Alerano è una garanzia. Hey, Lex. Subito a ripartire in avanti. Poi prova in qualche modo ad intervenire il giocatore vestito di blu. La cannonata sempre sua! Alerano. Ok. eh... Ragazzi, fermatelo, fermatelo perché veramente sta segnando in tutti i match contro chiunque E qui i ragazzi di Revo sono un po' in confusione in questo kick off Non si è molto, non si sono capiti molto bene e appunto ne approfitta sempre lui Daily Cookie contro Alex, poi Bailax in altro, Baobab costretto all'intervento Danno dalla sidewall, vuole accentrarsi, prova a dar fastidio a Baylax, ma non riesce nel compito Ancora Belax, non ha boost, quindi interviene il compagno Allerano, prova con il clear Daily Cookie, non politissimo Quindi in ausilio viene Baylax Allerano al corner Prova a dar fastidio all'avversario ma serve l'intervento di Daily Cookie Un aggancia danno, disturbato quest'ultimo Prova a girarsi, lo fa benissimo Alex. Bailax, dritto verso la side, vuole cercare il compagno Allerano. Che si accentra. Vuole metterla in mezzo con l'ausilio della backboard. Poi Baobab. Danno, vuole uscirne. Ma Bailax non c'è stata. L'altra parte del corner, quasi spabracchiata. Allerano, la butta un po' nel mezzo. Deve recuperare quindi la sfera. Bailax. al eh, confronto. L'avversario vestito di blu. Baobab. La mette giù sul corner dove però va a raccogliere Belax. Deve ancora ripulire Baobab. La seconda chance per lui, Alerano. L'intervento è il suo. Provano a spingere Juded Exodic, che più di quello che hanno già fatto. Danno vuole portarsela sullo sportello. impedita la sidewall dall'avversario. Poi Alerano. Cerca l'angolino. Si è fatto trovare pronto Danno ed in la successione, Baobab. Dana, sì. vedo che i ragazzi dei Revo non riescono, non riescono a uscire. Eh, cercano di, di stoppare il pallone, cercano di uscire lentamente dalla loro difesa. Ma la pressione dei ragazzi di Ulded è veramente alta e non riescono proprio a ripartire. Eh sì, stanno facendo un po' di fatica, però se riescono a trovare il cavillo, secondo me possono far male prova Baylax a darmi torto, poi Alex invece a darmi ragione, danno, vuole l'intervento direttamente in porta, è da solo Daly, Cucchi non riesce nel dunk e danno, buono l'intervento da parte di Alex per il compagno, Baobab! Ecco la reazione di questo team, degli Sparse Revolution. Sì, Finalmente una palla riconquistata alta all'altezza di centrocampo da parte di, eh, di Alex, che la serve perfettamente mid per Baobab, che non solo lascia dire due volte e segna questo open net, 1 a 2, 2 minuti e 16 ancora da giocare. Senza paura gli Sports Revolution. Danno a saltare l'avversario, lo fa anche discretamente bene. Poi Alerano a la fase offensiva. Alex vuole spezzare tutto. Viene in avanti. Con la sua macchinina fantastica. Prova la botta in porta direttamente a Peilax. Danno va a salvare un gol importantissimo. Poi qui Allerano di prima intenzione. Sul primo pallo. Non riesce ad intervenire. Alex. Buona la palla per il compagno. Baubab che potrebbe accentrarsi ed essere fastidioso. Impedisce tutto quanto Alerano. Ancora lui con il tettuccio. A favorire l'intervento di Belax che vuole il doppio tocco. Palla sporcata dal giocatore dell'Evolution. In qualche maniera in mezzo alle non riesce nella conclusione. Poi danno tutto da solo. C'è anche il compagno, ma non c'ha né tempo né boost. Troppo tempo ci ha messo. Attenzione. Paob oh, prova a saltarne un paio dopo l'errore di Belax che si pare dimere proprio sulla linea della porta. Danno. Qui vuole spingere sulla tre quarti. Impedito da Belax che combatte come un leone. Poi Alex. Eli Cookie la butta giù. Continua pure la ruta. Sì, devono capire che i ragazzi di UDAD eh, non, non cinciscano, escono subito, ti attaccano subito, eh, lì Dan è stato fin troppo lento, è riuscito a mettersi la palla bene sul tettuccio, è vero che non hai boost, ma una volta che ti senti il pallone subito bene devi subito fliccare. Non volendo Baobab per Allerano Poi risponde Baobab eh, dicendo grazie Adesso ripartiamo ancora una volta noi In qualche maniera dei Licutti contro il corner Poi Alex per Baobab Prova a raggiungere la sfera ma non riesce Ancora Alex non ha boost Deve intervenire quindi il compagno Non può farlo perché c'è Più veloce di tutti per Bailans Danno sempre importante lì sulla porta Baobab contro De Riesce a fermarlo lì sulla tre quarti Vuole ripartire danno 35 secondi Per il Sport Revolution Paylax, cercare il compagno che non c'è, danno in avanti, un po' spavaracchiata, poi Alerano, ancora una volta per il compagno Paylax. non ha boost, Alerano quindi dei cookie, poi Alerano in un secondo momento, deve intervenire in questo preciso istante Alex, poi Baobab, l'altezza del mezzo capo, ancora 15 secondi, sempre nel mezzo per Alex, ancora Alex sulla backboard, palla importante per danno, la frapposizione da parte di Paylax. ancora 6 secondi. Baobab cercando il compagno, l'intervento è il suo, probabilmente voleva una palla alta, ma Squiscia passa, non ha e Baobab per prendere la sfera prima dell'avversario. Quindi, Alex Alerano, più veloce di tutti, il più incisivo, 2 1, Ude Dexodi. Peccato per l'azione che abbiamo visto poco fa, eh, in cui Danno è saltato per andare eh, a cercare il tiro, è rimasto un po' troppo indietro. Mancavano 8 secondi alla fine, la palla era interessante, si capiva che il compagno di squadra. Eh, avrebbero provato un passaggio tramite la backboard, eh, lì Dan è stato un po', ha avuto un po' di timore, non è partito prima ha aspettato di vedere il rimbalzo del pallone ma quando aspetti di vedere il rimbalzo del pallone è già troppo tardi, perché lo ha visto anche il difensore che è messo più vicino a te quindi lì un po' di coraggio in più e doveva semplicemente saltare prima, avvicinarsi un po' prima all'azione, anche perché quando mancano così pochi secondi stai perdendo, devi, devi provarci, persa per persa ci devi provare una cosa che volevo farti notare o farvi notare, eh, ho notato che i ragazzi del team Revo vanno in difficoltà quando a livello difensivo, in rotation difensiva, non, non fanno una rotation classica andando sul secondo palo, ma tagliano per andare a prendere i boost mm -hmm. nei corner. Questo li manda in caos, li manda in caos perché vanno a prendere il boost nel corner. Poi vanno a infilarsi in porta Dove c'è già il compagno di squadra Che magari sta uscendo verso quel lato E vanno in caos Devono essere più ordinati a livello difensivo Comunque sono già in campo Tana game, Eh ma... sì, siamo pronti a vedere cosa risponderanno Adesso gli Esports Revolution Eh sì, devono, devono provare a essere più ordinati E dare il tutto per tutto Perché ce la possono fare Ci hanno fatto vedere comunque buone cose 3, 2, 1, let's play Tana Ancora una volta siamo qui in campo Baobab è il primo a portare la sfera in avanti, poi prova a rispondere Pelax. Baobab è il primo a dire di no. Ehi, Cookie il taglio è il suo. Alerano, aspetta l'arrivo di Pelax, hai eh. il reset. Non comodissima però la sfera, quindi ne approfitta Baobab. Poi buona copertura da parte di Alex, ma non sufficiente perché la sfera passa, recupera tutto quanto danno, direttamente in avanti. L'intervento necessario è quello di Alerano. Pau, oh, va Nel mezzo per il compagno che può provare la botta. Anzi, no, perché è più lontano di quello che sembrava a me. Beylax prova l'intervento direttamente in gol. Ma non aveva buste. Poi c'era Belax. Danno, perdonatemi. Contro Allerano. Alla meglio Lerano. Palla che schizza. Ancora Lerano riesce ad avere la meglio su due giocatori. Beylax prova con lo sportello a cercare il secondo palo. Ma non riesce a trovarlo. Alex, ha bisogno dell'ausilio di un compagno, sono in troppi a coprire, lo fanno perfettamente oltre i ragazzi targati Udet, Udet Exotic Danno Alex Attenzione palla che passa troppo facilmente in mezzo Daily Cookie e Baobab dando la vita Fanno che qui l'intervento che... da parte di Bayrax, provvidenziale Danno Palla sulla tre quarti offensiva, difficile da aggredire, ma lo fa benissimo Baobab. Prova a liberare Alerano per il compagno Belax. nulla da fare, attenzione a danno perché a busta la può renderizzare. Palla che si ferma lì grazie all'intervento di Alerano, che adesso dà lì al campo, vuole andare 1v1, uno uno, potrebbe avere una posizione a una velocità favorevole! Perché Baobab viene risucchiato dalla giocata dell'avversario! Ma che giocatore wow. Alerano! Wow. Controllo del pallone... Perfetto. Eh, ha fatto una curva strettissima. Si è portato a spasso due giocatori. Li ha saltati praticamente completamente solo con, con lo stop a seguire, come si chiama nel calcio. E poi il flick all'ultimo eh, per ingannare l'avversario. Allerano. Ah, sempre lui a dare sicurezza al team. Io, la prossima stagione, lo voglio vedere giocare in una top. Eh, probabilmente accadrà amico mio wow quanto è migliorato questo ragazzo. 3 minuti e 17 per la reazione degli sports revolution daily cookie poi danno l'intervento è il suo alla a mezzo campo dove arriva l'erano lasciato forse un po' troppo solo baobab ancora una volta troppo solo all'erano che, che va a servire il compagno Baylux, poi la schiaccia dentro facilmente sei sì, qui sfortunato, Alex. Eh, arriva a tutta fretta, prende il palo e poi la palla che rimpalla, appunto su Alex e la mette così nella propria porta. Però è vero, sfortuna di Alex, ma qui vedi proprio la differenza. I ragazzi eh, degli aggrediscono, saltano velocemente sul pallone, vanno a leggere velocemente il rimbalzo sulla backboard e sono pronti per tirare, non aspettano. Dunke, Alerano su danno, palla che comunque raggiunge la zona arancione Poi Bailax, ottimo il killer Alerano potrebbe giocare la prima, in tensione Così, attenzione alla rotation del terzo Daily Cookie, dritto verso il corner per Bailax è buona la reazione da parte di danno ALERANO! In qualche maniera Alex! Daily Cookie, nel mezzo per il compagno Alerano Che però è costretto a rientro Poi Bailax, su una pista Gli aeroplani praticamente, tutto solo provato a centrare la sfera Poi Alex in qualche maniera riesce a prolungarla tantissimo. L'intervento di Alerano. Poi rovina i piani di di blu. Paobab. Per Alex. Devono sbloccarla adesso. Risultato troppo negativo per loro. Alerano, ad ogni modo, inamovibile. Paylax. Poi Baobab, interessante per il compagno Alex che la gioca benissimo, seppur scomoda la sfera. Poi danno, prova a rinvigorire la fase offensiva, palla che non passa. Alerano, il controllo è il suo, prova a disturbare Baobab, nulla da fare, combatte come un leone Incappiato Alerano, danno, Daily Cookie, 3-0, sembra stanno ancora giocando... 1-0 0 per quello che provano a fare Belax a Lerano in due tempi Anzi no c'è Belax! Il terzo Daily Cookie non vuole neanche spingere 3-0 e se lo tengono con i denti Raru Quanto ti stanno piacendo Tana wow. Quell'azione che abbiamo visto poco fa Palla sulla back E già il compagno di squadra up In pre-jump Per andare a fliccare su quel pallone Che poi non è entrato Quindi Belax e Lerano Se la intendono alla grande Guarda un altro per jump Baobab deve sfidare Deli Cookie che sembra essere molto spesso l'ultimo uomo in quest'ultimo frangente di game. Danno qui la salta con eleganza e con in mezzo per Baobab. È un mezzo tiro più o meno perché c'è anche Daily cookie. Poi Alex in alto sulla backboard, forse non volendo. Intervento doppio da parte dei giocatori degli Uted Exotic. Poi qui c'è Danno se non sbaglio che è la spada pacchia all'altezza del corner. Prova Alex a combattere, lo fa bene. Baobab tutta in avanti. Ancora tre, ancora tre gol da recuperare in un minuto. Alerano, Paubab, palla che tocca il ceiling a facilitare le movenze inobuste dei cookie, che non volendo ne salta un paio. Alex, poi Alerano, Paubab, game meccanicamente interessante. Alerano, un altro tocco in avanti. Bailax che non può di ritardo, riesce ad avere comunque la meglio su Alex. Danno, aggancio elegante, forse troppo per uno come Alerano. Quindi non riesce a prolungare Alex, è costretto quindi ad un tocco scomodo Baobab, in due tempi addirittura. Daily Cookie ne approfitta, danno poi la sparapacchina in avanti. Alerano ovviamente è pronto a timbrare il cartellino. Alex che è Wiffa! Uh, la potenza di Alerano è illimitata! Da notare Alerano che va a cercare il bump su Alex. Non lo trova in realtà però, secondo me. Eh, disturba comunque l'avversario che non riesce poi a impattare il pallone, ma la giocata era veramente molto intelligente. Con quel boost non riesce più ad andare a prendere il pallone, quindi ha provato giustamente il bump aereo. Raylaz, hey, che tu sulla sfera in due tempi, forse aveva anche il reset, ma non può sfruttarlo. Ale Rano, lascia avrei il compagno dei cookies. Sali anche tu, fratello. Palla lenta, morbida, troppo per le idee del giocatore vestito di blu e sparsa Revolution che lasciano il game a degli Uded Exotic che fanno malissimo wow eh, che dire Tana l'abbiamo detto già, già nel corso della serata stanno stanno giocando veramente bene ragazzi di Uded eh, è vero non hanno tanti punti in classifica eh, hanno giocato contro team sulla carta molto forti eh, però ogni partita che fanno indipendentemente dal risultato la prestazione è buona cioè, adesso questa è la sesta serie che vediamo se non sbaglio da inizio sì. campionato di queste sei serie ne hai vista una giocata veramente male dai ragazzi Woodhead? è una dove non c'era l'erano? oddio non me la ricordo però a me onestamente è... Eh, per esempio, se vado a pensare agli altri team, mi ricorda già una partita, magari non buona, anche dei top team. Eh, United, comunque, uh, da, da da una... ricordi, tutte buone. Da una parte mi scusa, effettivamente, Alerano è un grandissimo player, che io sto elogiando eh, ma moltissimo, ma è accompagnato da un Daily Cookie e da un Bailax che non demordono le aspettative. Ovviamente. I game che hanno perso. Li hanno persi sempre combattendo, o mi sbaglio, perciò, bene o male che sia, è sempre stato un risultato positivo. L'ho detto anche prima: combattendo, ma soprattutto convincendo, mm -hmm. perché sai? Puoi anche combattere fino alla fine, ma magari giochi male e combatti fisicamente, cioè fisicamente per modo di dire sì. o agonisticamente, eh, ma loro giocano proprio bene. Cioè, anche le partite che perdono, le perdono magari perché gli avversari effettivamente sono tecnicamente superiori, cioè, prendi fede ok. È difficile andare eh, a vincere, eh, puoi guarda, giocare guarda, bene eh, quanto vuoi, ma vincerci è difficile. È sempre difficile, però qua mi accudo e ti dico una cosa, perché in off Gaming, ti ho detto, probabilmente non li imbeccano in prima giornata, ma in seconda, terza, quarta, con uno spirito diverso finisce diversamente la partita. Poi sempre magari a favore dei fadeaway, però ci sta anche quello che dici, no? Certo, certo. Tra l'altro, calcolo adesso, abbiamo parlato appunto di Alerano, ma non dimentichiamoci anche degli altri due, Cookie e Bailax, che stanno facendo il loro egregio lavoro. Tra l'altro, tra poco, dovremmo avere con noi, eh, appunto, Cookie, che dovrebbe essere il capitano di questo team. Il e perno! C'ho già una domandina interessante da fargli, quindi non vedo l'ora. Adesso stiamo preparando l'intervista. Non appena sarà pronto, gli faremo le nostre domandine, Tana. Eh, dunque, vado a vedere adesso, un, un secondo, al volo, la classifica perché iudad vincendo questa partita si sono portati a 5 punti quindi momentaneamente eh, si sono tolti dal settimo posto e sono andati al sesto ovviamente eh, i loro diretti rivali sai background devono ancora giocare mm -hmm. eh, a livello di classifica eh, ancora nei piani medio bassi è ancora tutto da decidere cioè 5 punti non sono, non sono così male eh, secondo te te la butto così difficile eh, da dire adesso dove possono arrivare? Alla fine del campionato, dove li vedi? Meta classifica? Riusciranno a schiudersi dalle ultime due posizioni? Ma guarda, che noi adesso stiamo facendo le prediction. Sembra un po' tutto scontato. Ma chi ha seguito l'Italia Rocket Championship anche nelle season scorse sa che il finale di campionato è forse la cosa più difficile che c'è di tutta la season. Più ancora dell'inizio, che è sempre una cosa insomma, abbastanza complicata per i giocatori. Gli Utetexoti che combattono con Cagliari Calcio Xeed, con HG Esports, con Replay Totem, le posizioni lì sopra sono veramente interscambiabili tra eh, queste quattro squadre. Quindi secondo me, terzo, quarto, quinto e sesto posto, così come li vediamo, non è assolutamente scontato. Eh, vedo queste quattro squadre mischiate però. E tra l'altro, eh, lo anticipo già, è eh, così. Settimana prossima, okay, quindi nelle prossime giornate di campionato, vedremo appunto i ragazzi di Uded affronta affrontarsi con i Cybergram, quindi scontro diretto per magari superarli definitivamente, e poi si scontreranno proprio contro i Fadeaway, perché ci sarà la prima giornata di ritorno. Magari adesso saranno più pronti ad affrontarli. Guarda, eh, non se non è... Guarda, io non vedo <ride> l'ora, co Come ti ho fatto capire prima di vedere ehm, Cagliari Calcio Xid e Fade Away. E ti dirò di più. Su questa cosa che hai, che hai appena detto qui possiamo avere una controprova, perché dobbiamo vedere come si comporteranno i fade away nei confronti dei Cagliari calcio Xid prossima settimana contro gli Udet, Che eh, sulla carta posso dire che dovrebbero essere più ostici dei Cagliari calcio? Eh... Eh, eh, lo so, è una domanda da, difficile questa, è vero, eh, perché entrambi, è entrambi, entrambi eh, sono tosti, cioè... Eh, eh sì. Hai preso due team proprio che hanno quella come caratteristica, mm -hmm. eh, non mollano, sono tosti da battere contro chiunque se la giocano, è eh, quindi è difficile. Comunque mi segnalano che eh, Deli Kuki è pronto per l'intervista, quindi chiederei il cambio di scena e andiamolo a sentire. Buonasera. Eccolo qui. Ciao, Cookie. Buonasera. Ciao. Ciao, Ciao Leili. Buonasera, aspetta, buonasera. Io ti vorrei fare i complimenti, eh, non tanto per il risultato di questa singola bene. partita, ma proprio della prestazione da inizio campionato adesso, perché anche quando perdete giocate sempre molto bene. Quindi, complimenti. Sì, 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 sì. Eh, grazie. grazie. Una domanda curiosa che vorrei farti è. Eh, Prima abbiamo parlato, ad esempio, di HG in cui ci sono eh, Bash, ad esempio, e Siccherino molto aggressivi e c'è Alex837 che deve frenare un po' la sua voglia di andare a eh, overestendere anche lui. Io sì, ti vedo esatto, sono esattamente quello in questa situazione. Sì, sì, sì c'è sì. la, la rabbia. Vedo Allerano soprattutto... e Bailax che pre eh, e partono a, a fare dei rid sulla backboard impressionanti e il tuo compito è di tenere un po' bilanciato il team. Stavo proprio pensando questo, cioè io sono la bestia, che, cioè sono il cavo che butta giù le due bestie e fanno quel, quello che vogliono. Capito? Prendono... Ma tu ti trovi bene in questa situazione? O vorresti? Ah, io, io mi trovo bene in qualsiasi situazione. Se tu mi metti anche a lavorare i campi va benissimo pure quello. Hai capito cos'è sì. che lo fa arrabbiare? Cioè, non è possibile, non è accettabile una situazione del genere. Mi accodo. Daily, io ce l'ho qui da prima. Ma cosa è successo eh. prima con i replay totem? Cosa è successo? Eh, guarda, molti errori individuali, soprattutto perché la prima partita l'avevamo vinta, eravamo avanti non esatto. so di due, di tre gol, purtroppo... Il 3, gol, 3, -3 non lo so a se, 0 Non lo so se è successo troppe poche call oppure tipo molti errori. Certo, personali. Immagino, immagino che il game sia ancora da analizzare, eh, esatto, Però, ecco, esatto, mi aspettavo esatto. tanto. Eh, ci aspettavamo tanto, ci avete fatto Guarda, vedere tanto. E lì mi è dispiaciuto per questo te l'ho buttata lì. Non lo so, non lo so ancora. Io so solo che potevamo farcela vincere. Tutte le partite contro quasi qualsiasi squadre tranne le prime due che abbiamo affrontato, anche contro gli HG settimana scorsa. Eravamo tre gol avanti, la seconda partita, due gol avanti, non mi ricordo. Tutte quelle partite lì bisogna chiudersi anche in difesa, mettersi giù la barricata, esatto. E... <ride> Cercare Guarda, io di domanda la veloce: tu eh, vieni, vieni dalla Serie B. Eh, sì. Allora, giocare... esatto. <ride> la Serie D, esatto, come hai giocato in Serie A? C'è tanta differenza? No, per me no, per me ci sono, allora, ci sono dei mostri perché tipo le prime due squadre è impossibile giocarci assieme. Tro... Trovi, non lo so, tipo un Dead Monster che ti vola, ti freccia davanti alla tua testa e tu naturalmente sali a dire bravo, bravo, tu non puoi fare niente. Però le altre squadre io penso che siano tutte tutte al pari livello, quindi è... non ci sono quelle tipo troppo basso livello, a differenza della Serie B. Vero? Ok. Perché di faccio 10 che Mi fa piacere va. sapere che l'atteggiamento è quello giusto: ovvero, vabbè, le prime due sono tanto in alto, ma con le altre ce la giochiamo alla pari. Mi piaccia. Sì, 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 sì. Guarda, Cucchi, io ti saluto, grazie mille per eh, questa chiacchiera. Grazie, grazie mille per il resto del campionato. Grazie ragazzi, complimenti. Ciao, ciao. Naru, la senti, la senti questa puzza di napalm nell'aria? <ride> sì, ah, e cos'è? Lo... Le palle di Daily Cookie, <ride> ragazzi <ride> fumanti, fumanti. Guarda, questa intervista post. è stata una delle più belle, secondo me, è sì. simpaticissimo Daily Cookie. Noi adesso, prima di passare in Analysis Desk, se non sbaglio, ci abbiamo ancora uno spot da vedere e poi sentiamo i ragazzi cosa hanno da dirci.